Fino al 30 giugno, nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in Piazza Municipio, si potrà visitare gratuitamente la mostra fotografica Pistoia Santiago d'Italia, dedicata al grandioso altare d'argento di San Jacopo, tra i maggiori capolavori d'arte orafa del Medioevo. Questa mostra è stata concepita con questo particolare allestimento anche per fare in modo che i due altari, l'altare di San Giacomo riprodotto in foto e l'altare maggiore della Basilica, un altare importantissimo, potessero dialogare. L'altare della Basilica, come dicevo, è importantissimo perché è un'opera di scultura finissima realizzata da Domenico Antonio Vaccaro nel XVIII secolo. Le fotografie sono realizzate con una tecnica che consente di apprezzare da vicino i dettagli dell'opera. Avvicinandosi in maniera così forte al soggetto si arriva a delle chiavi di lettura diverse, più moderne, più forti. L'occhio nostro appunto è molto distratto in questo periodo, siamo condizionati da tante immagini che ci vengono dai social network, da tante immagini che ci bombardano. Queste sono immagini che invece fanno fermare il visitatore e far comprendere insomma, ecco, la forza del lavoro di orafi così importanti che hanno costruito un'opera d'arte che non era fatta per chi la vedeva, ma forse anche per un qualcosa di più che era il divino stesso. È una mostra, come dicevo prima, fotografica, eccezionale perché è realizzata con questi pannelli extra large, XL, con queste immagini ad altissima risoluzione. Uno dei pannelli, quello principale, riproduce in scala reale l'altare di San Giacomo, custodito in originale, diciamo così, nella cattedrale di San Zeno a Pistoia. Poi ci sono tutta una serie di altri pannelli che invece sono dei particolari focus sull'altare argenteo. Napoli e Pistoia sono così idealmente legate dal culto dell'Apostolo Giacomo Maggiore o Jacopo nella variante più vicina al latino, patrono della città toscana, ed anche nella variante iberica Iago, patrono di Spagna e di Galizia. La città gallega di Santiago de Compostela ha ospitato per prima la mostra. Napoli e Pistoia, che sono due città in qualche maniera gemellate proprio nel nome di San Giacomo. Pistoia è una città che è importante rispetto alla figura di questo santo perché custodisce una reliquia importante di San Giacomo, un'apofisi del cranio. San Giacomo è morto decapitato e Napoli invece ha questa bellissima basilica dedicata appunto da basilica costruita, fatta edificare da Don Pedro de Toledo nel 1540 e dedicata appunto al santo patrono di Pistoia. Questa è una mostra che itinerante che già è stata ospitata a Roma nel santuario della Scala Santa o a Pistoia nella chiesa di San Leone, nonché ovviamente location importantissima la chiesa dell'Università di Santiago de Compostela. Ecco, dopo Santiago de Compostela, questa mostra viene qui a Napoli in un luogo che al pari di Santiago de Compostela è assolutamente idoneo a raccontare la figura di San Giacomo. Nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli si trova anche il sontuoso monumento funebre di Pedro Álvarez de Toledo, viceré di Napoli fino alla metà del Cinquecento.